Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Forse ricorderete che stiamo leggendo durante il periodo estivo il Vangelo di Luca ed eravamo nel primo grande discorso di Gesù, quello che Matteo colloca sulla montagna mentre Luca lo colloca nella pianura, il grande discorso in cui Gesù dà le sue indicazioni morali, il grande discorso che inizia con la proposta delle beatitudini come strumento per trovare gioia e pace per i suoi discepoli. E questo discorso della pianura prosegue con una serie di piccole parabole che Luca raccoglie e colloca qui. Queste parabole ci possono essere di grande aiuto per interpretare la nostra vita quotidiana. Proviamo ad ascoltarle. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?» Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Vedete, cari fratelli, tra le diverse cose che Gesù suggerisce, questa mattina vorrei fermarmi sulla sua condanna nei confronti dell'ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia? È il mostrarsi diversi da quello che si è. È il cercare di mostrarsi più grandi. È l'atteggiamento di chi giudica il fratello per la pagliuzza che ha nell'occhio. È l'atteggiamento di chi non si rende conto di avere molto da fare per assomigliare a Gesù, ma si permette di giudicare l'altro, di mostrare all'altro i suoi errori. Quanto è diffuso questo atteggiamento? E quanto dovremmo starne lontani per evitare che i nostri siano frutti cattivi e non frutti buoni. Proviamo oggi, mentre ci addentriamo nella nostra vita quotidiana, mentre incontriamo delle persone, a provare ad evitare il giudizio, a provare ad evitare forse vedo il difetto dell'altro, ma il mio è più grande. Che sia questo pensiero ad accompagnarci e ci faccia riguadagnare quell'umiltà, quella serenità che ci possa permettere di essere come Gesù vuole. Buona giornata a tutti voi, carissimi.